tutti i parte. Eccoci prontissimi cari amici e cari amiche di Benvenuti in TV a regalarvi una nuova puntata, una nuova diretta ricca di incontri e di tante curiosità. Anzi, vogliamo farvi anche un po' viaggiare, vogliamo iniziare subito con l'aprire il collegamento con Parma, dove ci aspetta un weekend ricco di incontri, ricco di iniziative, dove si terrà la quinta edizione di un festival davvero eccezionale, Auspicia Festival. E con noi in collegamento c'è Emanuela Dalla Tana, affermata professionista del settore marketing e pubblico e relazioni, nonché studiosa di astrologia e ideatrice proprio del festival. Ben trovata, Emanuela. Se mi aprono il collegamento cortesemente. È un piacere sentirti, anzi è preziosissimo il tuo intervento, perché so che sei impegnatissima, visto che ti attende un weekend davvero di grande fermento. Auspicia Festival, raccontaci brevemente come nasce e perché. Allora, nasce perché io sono un'appassionata di astrologia e ho anche una società che organizza eventi, quindi ho unito un po' la passione e il lavoro. Ritengo che l'astrologia sia uno strumento straordinario per acquisire consapevolezza e per ridurre la complessità di questo mondo che ci stiamo tutti trovando a vivere, quindi per prendere decisioni meno emotive, più consapevoli, per stare più radicati nel momento presente. E quindi ho pensato che fosse necessario un evento proprio per diffondere la conoscenza di questa disciplina, che oggi purtroppo ancora soffre di tanti pregiudizi. Bravissima, anche perché ricordiamolo, l'astrologia è uno studio antichissimo, ha delle radici molto molto antiche. Sì, è uno studio, gli antichi, addirittura gli egizi, ma probabilmente anche prima di loro, diciamo che restano testimonianze da quel periodo, e gli assiri babilonesi, ma tutto il Rinascimento, e l'arte del Rinascimento è proprio pregna di quelli che sono le rappresentazioni simboliche dell'astrologia e anche dei tarocchi. E noi avremo proprio un evento con Anna Maria Morsucci, che è una vostra ad Auspicia, proprio per parlare di arte nel Rinascimento e tarocologia. E in qualche modo accompagna, come giustamente hai precisato tu, le varie fasi evolutive anche dell'uomo, perché no? Ed è giusto abbandonare un pochino quelli che sono i pregiudizi, chiaro, purtroppo ci sono legati tanti aneddoti non proprio positivi a determinati tipi di situazioni, però noi vogliamo invece conoscere meglio queste tematiche e chiaramente vogliamo conoscere anche un pochino brevemente quelle che sono le indicazioni che arrivano dal cielo, forse dagli astri, per i 12 segni zodiacali, cara la nostra Emanuela, ti tocca. Allora, premetto che questo è un gioco, perché quando fa visioni sul sole, abbiamo solo una parte di noi, quindi per fare delle previsioni serie, e diciamo previsioni personalizzate. Però, visto che ci piace il segno dell'Ariete, che è il segno che dà l'inizio alla primavera, che dà l'inizio all'anno astrologico, che finalmente è pronto per nuove sfide, perché è arrivato il momento di credere in se stessi, di prendere il largo, di affrontare anche dei progetti audaci e soprattutto
soprattutto nella seconda metà dell'anno, quando Giove sarà a favore e anche avremo, diciamo, favore in alcuni periodi della seconda metà dell'anno, si avrà una grande carica e quindi si potranno raggiungere più mente i risultati. Diciamo che il transito favorevole nella dell'anno di Saturno, che è in pesce, in toro, sia genera ricostruzione positiva, durevole, momento per iniziare anche nuove, mettendole, costruendole su base solide, però il toro non deve fare di rimanere ostinatamente attaccato a leoni che magari gli sembrano comode, quindi ha così il cambiamento, deve un po' buttarsi e poi con la sua tecnica di questo segno potrà portare a casa dei risultati. Emanuela, Questo riguarda i gemelli. Emanuela, perdonami se ti interrompo perché purtroppo la linea va un pochino a scatti. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità perché ovviamente chi ci ascolta da casa vuole sapere, è curioso. Quindi sarebbe un peccato perderci dei passaggi veramente interessanti. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, con i tecnici cerchiamo di ottimizzare la linea e poi torniamo subito con te. La tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto. Farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno, sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura Elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Prima il piacere, poi il piacere. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip. Fuori dai luoghi comuni. Tecnologia da incentivi. Suzuki. Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma a due o quattro ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Riapriamo il collegamento con Parma, con Auspicio Festival. Con noi in collegamento Emanuela Dalla Tana, ci stava dando delle anticipazioni curiose e interessanti sui segni zodiacali. Abbiamo ascoltato Ariete, Toro, adesso tocca ai Gemelli. Sono un po' curiosa perché è il segno di mio marito, quindi un attimo c'è un interesse particolare. Allora, voi sapete tutti che Giove entra nel segno dei Gemelli nella seconda parte dell'anno e tutti si aspettano un po' dei fuochi d'artificio. In realtà, questo passaggio di Giove è un po' calmierato, o comunque un po' ostacolato da Saturno in pesce, rallenta. Allora, diciamo che i Gemelli, che sono abituati a rispondere sempre in modo molto dinamico alle situazioni, quest'anno devono imparare invece a fermarsi, a concentrarsi, ad ancorarsi, perché in questo modo potranno sostenere eventuali situazioni di stress.
Terza. E non soprattutto scoraggiare dal pessimismo saturnino, cogliendo tutto l'ottimismo e la fiducia che può venire dal transito positivo del segno di Giove. Perfetto, andiamo avanti con il cancro. Andiamo avanti col cancro, che è il mio segno ed è uno dei segni più fortunati, direi, di quest'anno, perché vedi? Il cancro... vedi, viene da anni veramente difficili che lo hanno impaurito e ha dovuto accettare delle scelte qualche volta penalizzanti, sia sul lavoro che in amore, di perdere un lavoro, di non avere abbastanza, di prendersi il centro della scena, i pianeti a favore, perché abbiamo ben 4 pianeti a favore del cancro. Fare questo, il cancro deve abbandonare una sua, scusate il gioco di parole, abbandonare la sua paura dell'abbandono, che è una cosa veramente tipica del cancro, e deve ad amare se stesso, a credere nel proprio valore, e in questo modo potrà raggiungere dei risultati. Evviva! Passiamo al segno del leone, anche lì sono del tutto disinteressata. Il leone allora ha vissuto alcuni anni tra scossoni inattesi e situazioni anche un po' diciamo in divenire, no? Il cambiamento è stato un po' la parola chiave di questi ultimi anni. Allora, non è finita qua, perché con un transito di Plutone in Acquario che inizierà proprio richieste di trasformazione, però diciamo che per i nati, per la maggior parte dei leoni, quest'anno è un anno abbastanza tranquillo, soprattutto nella seconda parte dell'anno è in arrivo l'aiuto di Giove, quindi è un anno per mettere a punto un po', riorganizzarsi rispetto a ciò che è cambiato negli anni passati. Una cosa importante per il leone è imparare, cioè ricordarsi che il suo governatore, che è il Sole, per splendere non ha bisogno di nessuno, e così non ha bisogno del riconoscimento esterno, basta che sia autenticamente se stesso, e che così meraviglia. Potrà splendere. Che bello, che bello, 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 bellissimo. Vai con la Vergine. La Vergine è un anno denso di sfide, perché abbiamo questo Saturno in Pesci, che è Saturno contro sostanzialmente. Cosa significa? Che in questi prossimi 2 anni la Vergine avrà il tempo per consolidare un nuovo percorso personale, e dovrà consolidare questo percorso, che è davvero essenziale, lasciando andare tutto quello che non serve veramente, e soprattutto ricordandosi che prima di tutto deve pensare a se stessa. Molto vizio proprio nei confronti degli altri. E quindi Giove, passiamo... la prima parte dell'anno l'aiuterà. Eccoci, ci si è frizzata la nostra Emanuela, no, dalla Tana. Sulla bilancia. No, la bilancia ci interessa, anche quella, un po' tutti ci interessano, a dire la verità. Non riusciamo a sentirla bene. No, istruzione. Ci senti, Emanuela? Mi sentite? Adesso sì. Io sì, io vi sento. Perfetto. Ti sentivamo un attimo frizzata, puoi andare avanti con la bilancia? Allora, per la bilancia, anche qui, dopo anni difficili, è tornato il momento di credere nella vita. E soprattutto in poi, con Giove a favore, si aprono nuove opportunità, finestre di possibilità. Chiaro che per non perdere questi treni che stanno arrivando, essere più decisa e prendere di più l'iniziativa. Visto che la linea sta andando nuovamente a scatti, acceleriamo, facciamo una cosa sintetica, purtroppo i vincoli della distanza sono... Facciamo una cosa più sintetica per i successivi, se riusciamo, Emanuela, così non ti perdiamo. Sì, è un anno di intenso, anche questo di costruzione con Saturno. Vorrei definire bene che cosa dare struttura nell'unicare, andare alla porta di un controllare abbastanza il potere e non aver bisogno di controllare. Altro segno che deve fare... pulizia, e non è l'anno per espandersi o per allargare i problemi, per concentrarsi sulle cose davvero
davvero importante prendersi delle responsabilità. Perfetto. Il Capricorno è che trova un Giove a favore quindi sicuramente è un periodo per realizzare dei sogni, dei desideri. Bene. Viene regalato da Saturno, quindi i desideri vanno con impegno, consapevolezza e con l'ottimismo che verrà una parte dell'anno. Perfetto. Da Giove. Perfetto. Per l'acquario direi che ogni lasciata è persa e si apre un periodo di trasformazione per l'acquario di circa 20 anni. Quindi bisogna cogliere tutte le occasioni e non farsi prendere da quella che è una caratteristica dell'acquario, che è l'attendismo, la voglia di rimandare o l'intermittenza. Infine, per i pesci, il giorno li porta finalmente a dare concretezza a quelle idee, quella creatività, quei sogni che negli ultimi anni sono stati suggeriti dal pesci. Quindi è il tempo di realizzare quei sogni. Perfetto, perfetto. Emanuela, io so che sei impegnatissima. So che sei impegnatissima, ti ringrazio davvero di cuore per la disponibilità e per comunque esserti messa subito a disposizione appena ti sei stata contattata dal nostro gancio, che ringraziamo, Anna Maria Morsucci, buon lavoro. E so che aprirai tu tra l'altro gli eventi proprio con A Scuola di Astrologia e il tema Natale, una mappa per navigare il futuro, perché tutto parte un pochino da lì. In bocca al lupo, buon lavoro, e quando vorrai venire a trovarci qua nelle Marche sappi che noi siamo prontissimi ad ascoltarti. Ok? Grazie mille, aspetto che è qui al festival, grazie infinite. A Parma, Auspicio Festival, buon lavoro, ci fermiamo nuovamente per la pubblicità, restate con noi che ci aspetta un altro collegamento davvero pazzesco. Convenienza, qualità, eccellenza e grande professionalità, 4.9. Simone, la qualità del sonno è determinante, certo, e va anche garantita con delle certificazioni ad hoc. Certamente, la Ossaform ha delle certificazioni dove Uniso è certificata come azienda 6 Uniso, soprattutto la cosa più importante è l'Ecotex, che è un prodotto certificato non tossico. Simone, Arte del Riposo è davvero anche casa bottega, è riuscita a realizzare prodotti d'eccellenza per tutti i gusti, anche per tutte le tasche. Sicuramente sì, abbiamo questo bellissimo modello sfoderabile, antiacaro, allergico. Si lava a 30 gradi ma con un cloretano di 25 densità, 40 il memory. Un prodotto che noi vendiamo dalla fabbrica al consumatore finale. Non vendiamo né a specializzati e né a mobilifici. Noi vogliamo tenere prezzi bassi tutto l'anno con prodotto certificati di fabbrica. Parliamo anche di detrazioni, perché è un argomento interessante. Brava, giusto. I nostri prodotti sono tutti quanti con dispositivo medico classe 1, che è importantissimo. Promozione Arte del Riposo. Materasso magnifico a prezzo di fabbrica. Solo 298 euro. Arte del Riposo. Sant'Elpidio a Mare, frazione Luce. Torniamo in diretta, sono le 12.35, apriamo subito il collegamento con colui che potremmo definire un giramondo grazie alla sua vocazione, alla sua passione, ovvero l'amore per la cucina. Ci colleghiamo subito con Lorenzo Vedovi. Come vedete il paesaggio non è tipicamente marchigiano, giusto Lorenzo? No, assolutamente. Mi sentite bene? Perché c'è un po' di vento qui sul canale. Ti sentiamo bene, non è neanche il canale di Venezia, ma vedrete, appunto, immaginerete che forse ci troviamo a Dubai, sbaglio? Sì, dietro di me c'è il Burj Khalifa, che è ovviamente uno dei punti di riferimento di Dubai, come lo è sempre stato prima ancora il Burj Arab. E sono contento di fare questo collegamento per salutare la mia terra, cioè le Marche. E sì, un giramondo sicuramente da quando sono molto piccolo, da quando sono giovane. Io non ho mai, diciamo, avuto dei confini stabiliti e prestabiliti, per cui mi è sempre piaciuto girare prima di tutto l'Italia in lungo e largo, poi l'Europa, poi il mondo. E mi sono trovato qui di nuovo dallo scorso anno, dopo che ero stato nel 1997, poi avendo un network di amicizie importanti, e uno di questi è il titolare del posto in cui mi trovo, che è un grattacielo meraviglioso sulla baia di Business Bay,
che è una delle zone più frequentate a livello di lavoro, di business, appunto si chiama così, ma anche di movida serale con una bella atmosfera. E abbiamo avuto la fortuna, con la mia compagna Federica, che saluto perché è un piacere poterla salutare anche tramite un canale televisivo, lei si trova nelle Marche, quindi abbiamo avuto modo di valutare questa opzione di nuovo dopo l'Olanda di qualche anno fa. Ho preso in carico questa iniziativa di aprire un club privato in un grattacielo di grande privacy e devo dire anche di grande lusso. Stiamo vedendo scorrere, Lorenzo, le immagini, insomma, della location, del tuo lavoro, dell'ambiente davvero suggestivo e tipico, insomma, riconoscibilissimo di Dubai. Però tu vieni esattamente da Calcinelli, quindi dal Montefeltro. Sì. E ti sei un pochino spostato e sei stato adottato dalla città di Fano, e un po' di Fano te la sei portata anche lì, se non erro. Qualche eccellenza enogastronomica la stai proponendo. Assolutamente, sì. Allora, molto velocemente, senza annoiarvi, vi faccio due incisi. Innanzitutto ringrazio il collegamento della signora di Parma di prima, perché io sono un cancro e sono adesso al cuore a mille, sento queste notizie del cancro per il 2024. Sono estasiato. E per quanto riguarda la testimonianza della cucina marchigiana, avendo io avuto negli anni occasione appunto di crescere anche in ambienti di lavoro, da Calcinelli per primi, ho avuto la fortuna di un maestro che è Lucio Simposi, conosciuto bene, collaborato con anche ambienti diversi nelle Marche e fuori, anche con altri importanti ristoratori, e quindi questo mi ha permesso di conoscere meglio il territorio, i prodotti. Ho sempre girato alla ricerca dei prodotti e della qualità dei produttori, sarebbe un elenco lunghissimo farlo oggi nelle Marche, perché abbiamo migliaia di produttori molto bravi. Tra l'altro, il mese scorso c'è stato il mio caro amico Mario Mancini, che è un pastaio eccellente delle Marche, è venuto a trovarci qua, siamo stati al Piercic, abbiamo fatto una manifestazione, è un amico, ha iniziato i primi passi nel 2000 al ristorante Girasole ad Urbino, che io avevo, quindi avevamo proprio iniziato assieme con Massimo molte operazioni con la pasta. E qua nel Dubai, che è una città molto veloce, molto dinamica, che cambia aspetto velocemente, ho avuto l'opportunità di avviarmi con questo progetto che si chiama Casa Volante, assieme al proprietario che si chiama Rami Malas. Lui è un giordano, ha costruito migliaia di ville, ad oggi mi sa 15 grattacieli. In questo qui di Business Bay, che si chiama Volante, abbiamo fatto appunto un club privato, perché lavoriamo per i membri che sono associati e vengono sia residenti piuttosto che la gente che abita fuori, che è invitata tramite gli stessi residenti a diventare membro di questo club. E come sono state accolte queste proposte che arrivano dal nostro territorio, dalla clientela così d'elite in qualche modo, da quanto posso intendere, del club che segui? Allora, una premessa veloce è che qua c'è uno sheik che gestisce da 50 anni questa città con una visione molto importante, quindi la città di Dubai, chi ci abita, residenti o cittadini, quei pochi che sono cittadini originari di qua, e molti siamo residenti provenienti da tutto il mondo, abbiamo uno sheik che è un po' come nel 1400, cioè cresciuto poi ad Urbino, e Federico da Montefeltro aveva all'epoca una visione in quella di Urbino, quindi oggi siamo famosi nel mondo con Urbino perché c'era Federico che all'epoca ha avuto una visione. Qui lo stesso lo sceicco. La gente qua è predisposta al nuovo, ha voglia di nuovo, ha voglia di qualità, ha voglia di merito e vuole mangiare cose buone, perché poi molti girano il mondo di continuo e l'Italia è apprezzatissima. Non sono io, sono per uno degli ultimi che viene a dire queste cose, perché lo sappiamo e dobbiamo continuare a farlo sapere. L'Italia è apprezzatissima, quindi io, per dire, ho portato anche il brodetto alla fanese, la moretta, piuttosto che le paste tipiche delle Marche. Siamo forti noi con le paste fatte in casa nella nostra regione, i formaggi marchigiani, alcuni vini che riusciamo piano piano a importare. Quindi è una tecnica di gli oli, alcune ovviamente le eccellenze gastronomiche ne abbiamo insomma in quantità da proporre. Immagino che loro, che vogliono appunto prodotti di qualità, siano particolarmente attenti e apprezzino molto queste proposte, no? Vogliono essere emozionati
attraverso quello che è il gusto e della semplicità. Poi magari si adoperano, se uno ha la possibilità di avere, come io ad oggi, uno staff competente, delle tecniche di preparazione valide, però la semplicità, il gusto, la classe, e si arriva ad avere oggi la possibilità di comprare ingredienti qui a Dubai attraverso dei fornitori importanti. Io prima macellai Umbri, che è qua da 15 anni a Dubai, ed è, tra l'altro ci siamo scambiati in diretta io e lui il saluto a Dario Cecchini, che è un altro nostro ambasciatore della macelleria italiana, che è un amico, ci siamo sentiti in diretta. Quindi voglio dire, questa cosa permane e continua perché la gente ha voglia di sperimentare nuovo e ha voglia di mangiare quel qualcosa che è rappresentato da poi l'italianità vera. Quindi qua c'è tutto, c'è il mondo, quindi ogni sono tutti molto bravi. Noi italiani cerchiamo di far capire che non mangiamo soltanto quelle tre cose in croce, invece mangiamo tanto altro e lo possiamo proporre. Insomma, portiamo del nostro, portiamo anche del made in market in un territorio che è aperto in qualche modo alle bontà e alle eccellenze. Ma Fano, che cosa ti manca di Fano, che l'hai vissuta molto recentemente? Se potessi portarlo, staccarlo e portarlo a Dubai. Fano sicuramente ha il carisma di essere una cittadina non troppo grande né troppo piccola, dove si hanno a misura d'uomo tutte le varie qualità di vita, che vanno dalla conoscenza del territorio, delle amicizie, le conoscenze delle persone e i mestieri ancora anche artigianali che sono portati avanti, e poi anche molta enogastronomia, perché Fano e dintorni, con le colline, cioè veramente non scherziamo, abbiamo dei produttori che bisogna togliersi il cappello, e speriamo che continuino così. Sono addirittura aumentate, perché io ormai si vede credo dal collegamento i capelli bianchi. Mi ricordo 35 anni fa facevo i primi passi, i produttori, per dirti, di olio o di vino nel Pesanese erano pochi, oggi sono tantissimi e stanno migliorando, perché c'è anche una sana competizione, come esatto, l'amico Mauro Ugliassi e Moreno Cedroni a Senigallia hanno aperto da quando io feci la scuola a Senigallia, mi ricordo, e da lì in poi molta ristorazione è aumentata, il livello è aumentato, perché sono si punta maggiormente alla qualità dei prodotti che poi vengono presentati, giustamente come dici tu, non soltanto perché è aumentata la concorrenza, ma anche proprio perché c'è una maggiore attenzione del consumatore finale, a mio avviso. Quindi anche il livello qualitativo, fortunatamente il made in market è migliorato tantissimo, e il fatto che venga apprezzato all'estero è ulteriormente un vanto. Lorenzo, noi siamo agli sgoccioli, ma so che tu tornerai qua nelle Marche, giusto? Quando là faranno 50 e rotti gradi. Sì, in effetti vivere da fine giugno fino ad agosto inoltrato è un'impresa, perché bisogna stare indoor, in quanto 50 gradi, l'umidità, sono anche la notte, impossibile. Io poi, tra l'altro, sono uno adesso già abbastanza conosciuto qui in zona, perché uso tanto la bicicletta e mi conoscono in tanti, mi vedono in tanti, ma durante l'estate la bicicletta è impossibile. E tornerò a girare per il Lido di Fano, la Sassonia, il centro storico, con la bicicletta, che anche se d'estate fa caldo anche nelle Marche. Allora ti aspettiamo a braccia aperte qua nelle Marche, magari ci verrai a raccontare ancora meglio lo spaccato che sta vivendo a Dubai e i prossimi progetti. Ti aspetto io a Dubai anche. In bocca al lupo, magari, volentieri. In bocca al lupo intanto, Lorenzo, a te e tutta la tua squadra fantastica. A noi, cari amici e cari amiche di Benvenuti TV. Inshallah. Inshallah, ti ringraziamo davvero di cuore per essere stato con noi. Lasciamo la linea all'informazione. Informazione del News in diretta, come sempre, qui da Recanati, e noi vi diamo appuntamento a lunedì, sempre in diretta, sempre canale 13, Benvenuti in TV. Ciao! Benvenuti in TV! Benvenuti in TV!